In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a fare la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato a pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò e vivrò di carità per le strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dico poi ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Allora informiamo il nostro ospite sul palco, Marino, si riparti. Sì, ci conosciamo effettivamente. Allora, Marino Sinibaldi è tante cose, è un uomo davvero di libri e di idee, per citare un sottotitolo che conosce molto bene, è stato ideatore, conduttore di Fahrenheit, direttore di Radio 3, è presidente del Centro per il Libro e per la Lettura e non solo, direi, perché, e qui veniamo al coraggio che va un po' a caratterizzare il rosso di questa sera, perché in tempi dove la parola scritta si ritiene per lo più, e questa è una cosa su cui riflettere, per quello che riguarda la cronaca, le notizie, l'informazione ormai appartenente alla rete, soprattutto più che alla carta, Marino ha ideato una rivista. Una rivista come quelle su cui ha cominciato a scrivere, poi ce ne parlerai se vuoi, Quaderni Piacentini, Ombre Rosse. Le riviste che hanno caratterizzato il punto di incontro delle idee, della riflessione, dell'analisi, del dibattito, no? Negli anni 70 e poi negli anni a venire. Ecco, la rivista che Marino ha ideato e fondato ha il titolo di un romanzo straordinario e tormentato che è Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, e ci spiegherà anche perché, e ha una caratteristica molto interessante. Ogni numero di questa rivista trimestrale, che credo faccia parte di una serie limitata, ma anche questo ce lo dirai, è gestito da un condirettore o condirettrice che immagina i temi e anche chi collabora. Ovviamente lì troverete tutti i numeri qui fuori, Cronaca del Mondo Nuovo, Metamorfosi, Fuori Luogo, Tutto Esaurito, Selfismo, fin qui almeno, anche Lucia li ha qui fra le mani, potete come sempre acquistarle alla fine. Io però vorrei partire da qui, il coraggio di ideare una rivista cartacea nel 2022, in questo caso, in anni dove si pensava, forse qualcuno continua a pensare che le riviste non abbiano più ruolo. Com'è nata l'idea? Allora, tanto grazie, allora grazie a Lucia, grazie a Pippo, bellissima canzone naturalmente, e grazie a voi a Macerata, all'assessore, all'associazione Macerata Racconta, grazie davvero, perché è sempre bello venire qua e nonostante i tentativi di distruzione delle Marche per ora mi sembrano riusciti, però ero un vero ragazzo e perché grazie a Loredana naturalmente che mi conosce troppo bene, per cui farà delle domande molto insidiose, temo, e questa, ah, vabbè, la rivista, diciamo che
La rivista nasce da una cosa un po' contingente e da una cosa un po' invece più ampia, che però ho sentito citare prima mentre veniva presentata la serata. Cioè nasce dal fatto che, e proprio come ho reso conto un po' negli ultimi mesi a Radio 3, che di fronte a un evento così di gigante, enorme, immane come la pandemia, e di fronte a una serie di shock che la pandemia cominciava a mettere in fila, perché noi appunto avevamo una crisi economica scoppiata nel 2008 e poi non è mai proprio superata, avevamo una crisi ecologica che facciamo un po' finta di non vedere fino a che Greta non si è messa a strillare perché andava così poi sul piano della concezione, e poi la pandemia, e poi una cosa che chiamiamo un po' eufemisticamente transizione tecnologica, che è una specie di eufemismo per dire che la tecnologia cambia tutto, cambia moltissime cose, non tutto. Noi non è che avessimo proprio degli spazi dove... Mi sembrava che per quanto fosse pieno di discussione, di opinioni, di interventi, però mancasse uno spazio dove queste cose pensarle nella profondità che hanno, perché sono cose enormi, devastanti, distruttive, ma anche interessanti, anche sfidanti, come si dice oggi, cioè, sono, sia per le politiche, per le politiche comunque, ma per il pensiero e per il racconto. Cioè, mi sembra che tutti fossimo sfidati da questa enorme novità del trauma, perché io mi sentivo parte di una generazione alla fine cresciuta senza traumi, anche se mi sembrava di averli visti e ho come tutti le proprie ferite da portare, ma noi eravamo una generazione che non aveva fronteggiato la minaccia come si è vista con tutte queste cose, poi molto evidentemente con la pandemia che l'ha messa in fila, ci ha detto un po' la verità su quello che stavamo vivendo, e mi sembra che fossimo impreparati da molti punti di vista, anche comprensibili. Io per esempio sono diventato molto indulgente, è una novità nella mia vita. Penso che tutti, persino gli assessori, sono le prese che in genere sono gli obiettivi più semplici, sono di fronte a delle sfide enormi. Tutti i governi hanno queste enormi, delle quali non siamo preparati noi, non sono preparati manco loro, perché sono nuovi dal punto di vista materiale, della conoscenza, scientifico, e sono nuovi dal punto di vista psicologico, morale, collettivo. Ecco, tutta sta cosa non riuscivo a dirla. Negli ultimi mesi ho fatto un ciclo di programmi che si chiamava La Cura, che è un po' per tentare di trovare uno spazio dove mettere delle domande, che non è che non ci fossero, ecco. L'elemento contingente mi sembrava questo, cioè una sfida inedita e anche inaudita, almeno per la mia generazione, che però ormai è una generazione, insomma, non so ragazzi, quindi insomma per tante generazioni, diciamo. E poi dall'altro lato, una cosa che ho sentito citare, lo stato di salute cattivo, a mio avviso, il dibattito pubblico. Cioè non cresciuto pensando che lo spazio dove queste cose vengono viste, discusse insieme, anche condivise, e quindi poi gestite dalla politica, poi cambiate dalla cultura, e poi scritte dalla letteratura, pensate alla filosofia, è il dibattito pubblico, che non so bene come definire, è questo però, no? È l'esistenza di spazi pubblici, non per forza fisici, dove le idee vengono condivise, discusse, contestate, criticate, cambiate, fatte proprie. Tutto questo è per me... io non so concepire un mondo in cui non c'è... ma manca una vita privata, devo dire la verità, in cui non c'è questo. E questo non c'era, non è che non c'è, c'era, dico subito, perché qualcuno aveva chiuso le sezioni politiche, perché qualcuno aveva chiuso i giornali, perché qualcuno... Secondo me non c'era perché la gente era stanca, e questi traumi sono arrivati nella nostra vita quando eravamo già tutti stanchi di discutere, forse perché facciamo parte di generazioni che hanno sempre dibattuto parecchio, discusso parecchio, si sono impegnati. Cioè, la coincidenza di queste cose mi ha veramente atterrito, non voglio adesso... angosciare, insomma, e soprattutto trascinare. Ma per il tanto, ma noi siamo veramente impreparati completamente, non solo perché non sappiamo come ci si vaccina, quello che sono riusciti a farlo, per esempio è stata una lezione interessantissima, anche insomma ammirevole in qualche modo, di qualcosa che è riuscito a mettersi in moto, però noi siamo sempre preparati. Allora, quando appunto sì, Feltrinelli, Sotto Truccato, il titolo di un romanzo casualmente arriva da Feltrinelli, quindi diciamo il titolo era disponibile perché l'editore della rivista Feltrinelli mi ha detto che andavo via dalla RAI, insomma, se volevo fare una rivista ho pensato che fosse lo spazio dove fare questo, cioè vedere come i modelli di pensiero, narrazione vengono trasformati da quello che sta accadendo, se vengono trasformati, perché può darsi pure che non succede nulla, e se potevo contribuire, ma insomma questa cosa non la penso nel modo
così presuntuoso, insomma la sintetizzo, se potevo contribuire a riaprire degli spazi in cui si potesse discutere, si potesse pensare con più tempo, per esempio, un elemento fondamentale, con un po' più di distanza dalla quotidianità, come fa una rivista, no? Che esce ogni 3 mesi, quindi c'è questo elemento che secondo me interessa. Così è cominciata, poi la sede dei traumi si è moltiplicata, perché una guerra moltiplica, non è solo una cosa in più, no? Ma è come se fosse il moltiplicatore di tutti i traumi precedenti, e questa rivista che ha questo cammino limitato, perché io vorrei fare solo 10 numeri, vorrei vedere se in 3 anni succede qualcosa, se no poi vabbè, pure io mi stufo a un certo punto di provare a fare tutto questo. Facciamo un passo indietro. Io ho citato prima 2 riviste di culto, stavolta si può dire, una è Quaderni Piacentini, dove tu hai scritto un articolo, e Ombre Rosse, e vabbè, però è importante, è Ombre Rosse. Allora, tornando al discorso sul dibattito pubblico, che per me è essenziale in questo momento, apparentemente noi parliamo moltissimo, chi è sui social parla continuamente, cioè la discussione è apertissima. Io mi pongo però un problema, e lo riporto a te, che è quello della durata. Allora, io ho la sensazione che un argomento che ci appassiona, anche moltissimo, che ci prende dal punto di vista viscerale, passionale, intellettuale ed emotivo, catturi la nostra attenzione per un giorno, 2, 10, e poi viene sostituito da altro. Allora ti chiedo, la forma rivista, proprio per come è concepita, ed è concepita per durare, per un trimestrale deve durare, può aiutarci auspicabilmente a provare a cambiare quello che sta diventando, ahimè, un modo di pensare e anche di agire, io non dico pericoloso, perché non siamo in grado di capire a che punto siamo, direbbe Baricco, del game, del gioco, non sappiamo, siamo agli inizi, non sappiamo come cambieremo, come cambierà. Certo è diventato difficile ricordare anche cose vicine, e questo un pochino mi spaventa. Ma guarda, quando noi diciamo la crisi del dibattito pubblico, rischiamo di usare un linguaggio da iniziati oppure una formula enigmatica, ma soprattutto qualcosa che contraddice l'apparenza, cioè in realtà, ed è una contraddizione che io non risolvo, per cui contando sulla vostra generosità, cioè se avete voglia di pensare e non solo di ascoltare delle cose che sembra una contraddizione dire che non c'è dibattito pubblico quando siamo nell'epoca della storia umana in cui c'è il massimo di discussione, in cui tutti parlano. Questa è una cosa abbastanza interessante da vedere, ma insomma imbarazzante standoci dentro. Cioè noi pensiamo che sia scarso il dibattito pubblico, che non so, qualcuno parla di pensiero unico, mi sembra proprio una sciocchezza di fronte al proliferare di opinioni, poi magari quelle opinioni, penso che qua ci si parlerà in qualche modo di Pasolini, sia omologare, insomma una lunga discussione, ma di fatto come si fa a dire che non c'è dibattito pubblico nell'epoca della storia umana in cui più persone, uomini e donne comprese, che la storia umana è una novità, parlano, dicono la loro, manifestano le loro opinioni su qualunque cosa. Guardate, per me è imbarazzante, perché a me questo è sempre sembrato una specie di sogno. Cioè domani a Roma dovrò fare una cosa negli anni 70 in cui dovrò difendere una cosa che ho detto pubblicamente, cioè che per me quella, la cosa grande di quella stagione è la presa della parola. Cioè c'è un filosofo francese che dice ci sono state 2 rivoluzioni, l'89 e il 68, la presa della Bastiglia e la presa della parola. Perché per me prendere la parola è l'elemento più rivoluzionario, salvo le eventuali rivoluzioni che mi interessano pure meno vere, che l'umanità è. E però la presa della parola è diventata questo, cioè non ha accresciuto il dibattito pubblico, non ha arricchito il dibattito pubblico, io non so se l'ha impoverito, faccio fatica, non ha, però noi abbiamo l'impressione che il fatto che tutti parlino non contribuisce a moltiplicare le idee. Perché? C'è una bellissima citazione, slogan, quella di Rodari, Gianni Rodari, che adesso ho la memoria più o meno, di tutti gli usi della parola per tutti, poi già non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo, ma tutti gli usi della parola per tutti. Ecco, noi abbiamo parlato parola a tutti, io credo che questo sia accaduto e non dobbiamo trascurarlo. Tutti parlano, questa cosa che a noi sembra ovvia ormai
è il frutto di una rivoluzione profondissima, lentissima, lunghissima, importantissima, che è fatta di tecnologia, perché è la tecnologia che alla fine ha dato questa possibilità. Che però non, alla tecnologia non basta. Guardate, c'è un esempio che devo trarre dalla storia della radio, se avete pazienza, ma c'è un programma molto famoso, ora io lo cito, non scuotete la testa perché sennò vi dimostrate la vostra età, non fate vero, che si chiama 3131. Non solo, ma mi sembra pure una cosa, cioè, talmente siete così spudorati a manifestare la vostra età che dite. Il 3131 nacque nel gennaio del 69 più o meno, era la cosa più semplice del mondo detta oggi, cioè era che la radio tu potevi telefonare. Ma perché nasce nel 69 secondo voi? Perché non era possibile far telefonare nel 66 o nel 67? Perché non avrebbe telefonato nessuno. Perché non aveva ancora preso la parola il paese. La gente normale non pensava di poter parlare alla radio fino a un certo punto. Oggi la gente normale pensa di poter dire come si combatte il Covid, no? Ma non come si conquadra. No, io poi sono contento che tutti. Però capite qual è? Noi viviamo dentro questa contraddizione in cui la moneta cattiva, così dire, scaccia quella buona, in cui nel dibattito pubblico infatti prevalgono le. Per il modo in cui è fatto, proprio anche per il modo tecnico, quello che conta è quanto stai, lo sai benissimo, l'engagement, il involvement, dicono i tecnici, e quanto il messaggio raggiunge tutti e quanto tempo stai su quel messaggio, finiscono per prevalere i messaggi meno significativi, meno accurati, quelli che fanno pensare di meno, perché tu devi reagire rapidissimamente, no? E quindi viviamo questo paradosso. Una volta ho letto una cosa bellissima, anche a me è un'esperienza di tutte le. Abbiamo provato che dice che quando c'è l'alluvione la prima cosa che manca è l'acqua potabile. Così è il dibattito pubblico. C'è una infodemia, si chiama, non questa nuova parola, c'è un'invasione di informazioni in cui ci manca l'informazione, un'invasione di opinioni. Non ci sono mai state così tante opinioni nella storia umana. Mai tanto, guardate che la pandemia è l'episodio più documentato della storia umana, più raccontato della storia umana, più fotografato della storia, non c'è stato mai nella storia umana una cosa così, nessuna delle guerre, nemmeno lontanamente ha alimentato il materiale narrativo, biografico, cioè perché ha alimentato la pandemia, ma questa volta ve lo dico, ovvio, perché non c'era un'esposizione nelle tecnologie, per cui ognuno vorrà dire la sua sempre, continuamente, in ogni momento, su qualunque argomento. Ora io faccio fatica a ritenere questa cosa negativa. Perché per me questo è progressista, cioè la cosa. Però devo ammettere che i risultati non sono positivi, cioè che la qualità del dibattito pubblico è impoverita. E questa è la cosa. Allora, qual è la strada che ho? Per me creare dei momenti, per esempio anche temporalmente, quello che dice Loredana è molto interessante, perché una lista, cosa è una lista? Una cosa che esce ogni 3 mesi, che vuol dire che tu non ci devi pensare tutti i giorni, né chi la scrive né chi la legge. Mentre invece, l'abbiamo visto durante la pandemia, abbiamo bisogno, anche se è un bisogno perverso, di un'informazione. A un certo punto avevamo bisogno di quei maledetti bollettini delle 6 di pomeriggio, no? Insomma, bisogno di dire troppo, però ci stavamo, erano importanti, anche se angosciosi, anche se non vedevamo l'ora che finissero, perché ci sono delle cose in cui tu hai bisogno tutti i giorni di qualcosa, e i giornali fanno tutti i giorni quello, e la radio tutto. Poi ci stanno i libri, che vabbè, magari ne parliamo, ma insomma. Mi sembra che mancasse qualcosa dopo 3 mesi, per esempio, no? Tu stai lì, stai vicino alle cose ma non attaccato, non dentro, non travolto, le puoi pensare da un punto di vista un po' laterale e magari cogliere delle profondità o delle prospettive o anche delle vie d'uscita, perché alla fine quelle cerchiamo, che altrimenti così costretto nel ritmo incalzante, come si dice, della quotidianità, non ce la fai a fare. Ringraziamo innanzitutto Pippo Gismondi, compositore e strumentista, perché abbiamo abbinato a Marino Sinibaldi il rosso. No, innanzitutto è stata una scelta così d'impeto, però poi ho riflettuto, perché in realtà la caratteristica di questa rivista è una cosa bellissima, affezionarsi a una rivista. Avevamo perso questa abitudine. E poi aspettarla e creare questo tipo di.
Quando Goethe viene in Italia dice che i monumenti non gli interessano per niente, quello che gli interessa è invece il colore del paesaggio. E lui ha un'intuizione incredibile, dice: non ha ragione Newton che è la luce che scopre i colori, perché questa è una cosa causa-effetto, cioè la luce scompone i colori. Non è vero, i colori invece hanno a che fare con il buio e hanno a che fare con il buio della tua coscienza. Lui in cima a tutti mette il rosso e dice: il rosso lo percepisce solo chi sa attraversare le tenebre. Ed è un po' quello che dice Marino. Ho ascoltato un'intervista di Marino in cui dice: ma abbiamo avuto dei traumi incredibili e facciamo finta che non c'è successo niente. Quindi per brillare con il rosso bisogna avere il coraggio veramente di attraversare le tenebre. È uno. Quindi questo è il coraggio del rosso. Poi in realtà di rossi ce ne sono tanti. Se uno legge un romanzo del Cinquecento, cioè fino ai primi del Novecento, tutti sapevano che c'è il cremisi, il corrusco, il vermiglione cinese, lo scarlatto, il kermes. Cioè noi abbiamo perso anche il fatto che i colori sono tanti. Questa è una rivista estremamente colorata, una rivista sismografica che ti mette tanto in discussione, perché è questa la... Mi ha messo molto in discussione in questo senso, che in realtà tutta la nostra cultura è veramente al monocromo. Io insegno latino, quindi la percezione che noi abbiamo nella classicità è bianca. Ci dicono che il Partenone era colorato, ma è una cosa che noi rifiutiamo. Tra l'altro, con i nostri programmi, noi arriviamo sempre in fondo quando non parliamo mai di quelle fantastiche ere, tipo l'ellenismo, la decadenza, in cui è avvenuta una cosa bellissima, il linguaggio, anche il linguistico. Tutti dicono che il saggio moderno comincia con questi fantastici cataloghi ellenistici in cui un intellettuale parlava di tutto, cioè parlava di astronomia, parlava di poesia, parlava di filosofia, parlava di antiquaria, aveva il coraggio di usare più registri, più moduli linguistici. La cosa veramente interessante di questa rivista è che in questa rivista c'è di tutto. Allora, innanzitutto ci sono i racconti, ci sono i reportage narrativi, ci sono gli articoli, c'è la poesia, c'è proprio poesia. Addirittura c'è una parte dedicata alla traduzione, che è molto bella. C'è il fumetto, c'è la graphic novel, vale a dire anche le illustrazioni hanno la stessa dignità del linguaggio. Cioè, ogni cosa è trattata con un linguaggio. Nel primo numero c'è una cosa fantastica, perché c'è una bibliografia catastrofica, divisa in cataclismi, autori recidivi, apocalissi misteriose, epidemie, quando restano solo i ragazzi, catastrofi ingegnose, con i mostri, disastri bellici, tutto tra l'altro messo un po' come quando si faceva l'insiemistica. Lo so che questa è una parola molto abusata ed è ibrido. È una rivista che si compiace di essere ibrida. Mi piace di essere ibrida, però purtroppo, no, purtroppo perché la parola è logorata. Il progetto della rivista c'è proprio scritto che l'ho fatto io, che sarebbe stata una rivista ibrida, intanto perché, come accennava Loredana, in realtà è una rivista cervellotica. Se riuscite a capirla sarei contentissimo, perché c'è, è una rivista, nel senso, come i tre mesi c'è le sismografie, come forse accennava Lucia, cioè una cosa di registrazione del mondo con le rubriche, con delle persone che scrivono lì, come Piero del Soldà, come Ilaria Gaspari, come altri siti, che più o meno ogni tre mesi raccontano una cosa dal loro punto di vista, e quindi varia come una rivista. Poi al centro c'è una parte monografica, che ogni numero tratta un tema, un nodo o una sensibilità. Perché? Perché, come accennava Loredana, sapete cosa manca a questa rivista rispetto a... Io appunto ho cominciato, come diceva Loredana, citando delle riviste preistoriche, di quando, scritte in latino, non so quando, l'epoca dei Quaderni Piacentini, non so chi appunto è qui, non c'è bisogno di me lo ricordo perché aggravate la situazione. Però la differenza è che non c'è, ed è una spia di questo, non ci sono più gruppi che fanno le riviste. Cioè, alla fine, Emilio, ma tu vuoi fare una rivista? Sì, faccio una rivista, ma non,
le riviste che ho fatto io, queste che citava Loredana, erano riviste e molte di queste erano dirette da Goffredo Fofi, più o meno dirette o comunque diciamo egemonizzate, come si direbbe oggi, da Goffredo Fofi, ed erano gruppi, erano quasi prima gruppi e poi riviste, erano gruppi di persone, non so quali erano i Piacentini, era, come sapete, forse il gruppo degli intellettuali più interessanti del 68, quelli meno schierati, meno insomma legati proprio alla più, come Giorgio Bellocchio, Grazia Cherchi, erano, poi Ombre Rosse era una lista di cinema, di un gruppo di persone che poi dal cinema passa più o meno alla politica, come accadeva in quegli anni. Poi abbiamo fatto La Terra Vista dalla Luna, Linea d'Ombra soprattutto, che era una lista letteraria, poi erano gruppi di persone che facevano la rivista. Invece qui i gruppi non ci stanno, almeno io non c'è, perché non nasce da una... Allora io ho pensato, beh, io non è che posso fare una rivista da solo, anche se ho quella... come l'ambizione, ma non è l'ambizione a far tutto, l'ambizione a mescolare tutte le cose, come hai benissimo intuito te descrivendo la forma della rivista. Io non ho, è uno dei problemi di oggi, che non basta, soprattutto non basta uno sguardo di un maschio di una certa età. Infatti gran parte dei condirettori o condirettrici che ho invitato a dirigere con me la rivista sono più giovani che uomini. Beh sì, perché qualcosa mi manca. Uno sguardo intendevo, no? Mi manca una donna, se mi manca non verrò a dirlo qua. E diciamo che c'è bisogno di un altro sguardo per fare. Allora c'è, cioè, il primo numero è stato condiretto da Elena Janacek, che insomma, poi Melania Mazzucco, poi Claudio Durastanti, ed è pure molto più giovane, oltre che di gender diverso. Poi c'è stato Andrea Baiani e Giacomo Papi, che sono, però la prossima, quella del numero che esce tra un mese, è Francesca Mannocchi, quindi un'altra donna che fa pure cose diverse da me, tipo non sta seduta qui a parlare, sta in giro il mondo a fare le sue cose. E poi ci sarà Paolo Giordano e poi via via altri numeri, ma insomma ve li dico tutti. E il problema, oltre alla mia passione per l'ibrido, che in fondo c'è anche nei programmi che abbiamo inventato alla radio, quelli almeno più nostri, appunto Lampi d'estate, ma questo se ve lo ricordate vi faccio uscire fuori, come mi pare, diciamo, quella dimensione là. Oltre alla mia personale passione per l'ibrido o alla mia personale incapacità di privilegiare un solo linguaggio, quindi una specie di perversione così, mi sembra che sia proprio nelle cose, che è l'unico modo per capirle, per provare a capirle nella loro enigmatica novità, sia quella di mettere in campo tutti i linguaggi che ha a disposizione. Quindi, che poi vuol dire sì, la poesia, il sano, pure le scritture, hai visto, sono narrative, non sono narrative. Adesso ce ne sarà una molto bella su questo numero di Rosella Postorino, che uscirà, che sembra un racconto, ma alla fine c'è lei, no? Loredana sa benissimo che molta parte della letteratura non è così, ma quello trasforma, quello ti sembrava un racconto, tra l'altro su un tema, fare o non fare figli, perché il numero che uscirà tra un mese e mezzo si chiamerà Conflitti, ma è soprattutto sui dubbi che stanno dentro i conflitti, non solo sul fatto che il mondo è conflittuale, ma che è conflittuale pure il conflitto, non è gioco di parole, perché pure i conflitti, cioè pure gli schieramenti, pure le forme di manifestarsi delle contraddizioni, secondo Francesca, che ha curato il numero, insomma, anzi a me, quindi un'idea condivisa, hanno dei conflitti interni, hanno dei problemi di interpretazione, va lasciato spazio all'elemento del dubbio, della contraddizione, della perplessità, della sfumatura, nonostante viviamo epoche di polarizzazione, come si dice. Ecco, per capire queste cose c'è bisogno di mettere in mezzo molti linguaggi diversi. La saggistica da sola non ce la fa, è il settore più in crisi, anche editorialmente, la saggistica, un po' perché noi non vogliamo saperne di idee, e questo è brutto. Cioè, poi non noi, non voi state qui, me la prendo con voi, anzi, sembrate quelli che andavano a scuola quando gli altri facevano sega e la madre la professoressa diceva tutti fanno sega, ma io da domani non vengo neanche io, perché se mi state prendendo, non dico voi. Insomma, la saggistica è in crisi pure perché però è un linguaggio forse freddo rispetto alla quello che noi chiamiamo saggistica, la teoria, forse fredda rispetto al calore inedito delle ferite che ci portiamo dentro, la narrativa a volte evasiva rispetto a questo, dopo tu ci danno i limiti di ciascuno, per dire che l'idea di mettere insieme tutto nasce dall'idea che ogni linguaggio con cui noi siamo arrivati qui è limitato, e forse è della musica, che è una, la musica è diventata qualcosa di tirato da tutte le parti,
cioè la forma canzone, cos'è diventata la forma canzone, non solo le mani di un rapper, ma gli... cioè tutto perché se... tra l'altro Bip è bravissimo nei libri, eh? È bravissimo? Nei libri. Quindi insomma quello delle immagini è qualcosa di enorme l'importanza che oggi hanno per raccontare il mondo, le forme grafiche, chiamiamola graphic novel, oppure quella cosa che dice Lucia, che è una specie di mappa che c'è in ogni numero, è una specie di, oggi si dice infografica, ma il termine a sua volta è un po' freddino, è una mappa che fa Federico Bona, che è il redattore, diciamo, il responsabile della rivista, e che ogni volta mette in fila un sacco di libri secondo i temi. Lo dico così perché io è la cosa che non vedo finché non è stampata, cioè un patto tra me e lui, io vedo tutto il numero meno la sua mappa infografica, ce n'è una per esempio delle utopie bellissima, dei paesi inventati, tutte cose per me pure un po' difficili da dire, vengo diciamo da un'altra cultura, si può pure dire questo, e però capisco che oggi questo elemento qua è per esempio un elemento di... Graphic novel, per esempio, un elemento di racconto del mondo, ma anche un elemento di passione del mondo. Io confesso che sono cresciuto ovviamente con i fumetti, poi sono passati ai libri pensando fosse no, e i fumetti mi stanno alle spalle, lo danno, sa? Anche se Umberto Eco diceva, no, io per distendermi leggo Hegel, quando mi concentro leggo Linus, perché voleva rivalutare la profondità della... E poi purtroppo si distendeva davvero leggendo Hegel, ma quello perché era tanto Hegel, poi non so, mi sembrava la terminologia, un libretto. E appunto la potenza che ha quel linguaggio è qualcosa di nuovo per me, che l'ho sempre considerato, ammetto, adesso esagero e non andare a dire a zero perché subito, è un linguaggio un po' secondario rispetto alla scrittura narrativa, alla parola, che per me è più importante di ogni scrittura. Invece vedi che è una forma di... Per esempio quello che Zero Calcare fa con i suoi fumetti, disegnetti, è qualcosa di profondissimo. Il libro sugli Yezidi, cioè sulle biblioteche, è una minorina, chi è che può oggi raccontare? Vedete come è cambiato tutto? Una volta i fumetti raccontavano la cosa più profonda e complessa della nostra cosa, pure il più fanatico lettore di Schulz, cioè Don Dunsbury, quelli là, diciamo, però erano in sintesi. Invece oggi... nei libri di, oppure la storia che ha fatto sul 41 bis e Cospito, Zero Calcare, che è uscita su Internazionale, e quello è un racconto di una cosa che così complessa come il 41 bis, con tutto, vabbè, non vi voglio trascinare su quel terreno, che con gli altri linguaggi non ce la facciamo, pensa come sono cambiati il linguaggio, quello là che era quello più sintetico, più non superficiale, ma più immediato come racconto per immagini, è quello che riesce, o quello che fa fumetti brutti sui temi della fluidità sessuale, sono cose che per cui non esistono libri così capaci. Ecco, qui abbiamo una prova finalmente positiva, non voglio dire solo cose di crisi del nostro tempo, vediamo come dei linguaggi si rinnovano e riescono forse a inseguire la realtà meglio di altri. Forse oggi alla graphic novel, che infatti è il genere editorialmente, questa è la parte che seguo con il centro della lettura, che è enorme, che è cresciuta di più, insomma, non di più, è cresciuta a doppia cifra, tripla cifra, anzi in 10 anni di vendite nelle librerie, perché riesce a essere un linguaggio forse più all'altezza, oltre che perché è per immagini, quindi è legato a quella forma un po' prevalente della comunicazione del nostro tempo, che è quella, diciamo, dell'immagine, per non dire della televisione, che è la vera dittatura, diciamo, del cinema. Allora io, prima di ascoltare, perché fra un po' ascolteremo anche le parole di un grandissimo intellettuale, volevo farti una domanda sui libri, non solo come presidente del Centro per il Libro per la Lettura, ma come marino, come lettore fortissimo, come lettore avido, appassionato, divulgatore e attivista librario in un certo senso. Anch'io mi rifaccio alla pandemia, perché anche secondo me è stato... un'esperienza talmente traumatica che ancora non l'abbiamo capita, sono perfettamente d'accordo con te, quindi abbiamo bisogno ancora di cercare di capire quello che ci è successo. Una delle cose che ci è successo è che abbiamo letto di più, e effettivamente i dati, ovviamente tu li conosci molto meglio di me, ma i dati della lettura che durante il periodo di pandemia sono stati altissimi, non erano mai stati così alti, pure in un paese
composto unicamente dal vulnus di leggere poco, perché insomma grosso modo legge la metà degli italiani. Credo che poi le cose siano di nuovo cambiate, però mi piacerebbe capire come stiamo guardando al libro, secondo te, perché noi ogni anno ripetiamo leggete tutto, leggete anche il bugiardino delle medicine, appassionatevi, siate curiosi, no? E in realtà le forme di lettura, a pensarci bene, stanno cambiando, le forme delle storie. Tu prima citavi il fumetto, che ha avuto uno dei grandissimi boom. Ci sono le storie raccontate dalle serie televisive, ci sono le storie dei videogiochi. Noi in realtà siamo molto più permeati dalle storie rispetto soltanto a qualche anno fa. Non sempre le riconosciamo come tali. A volte addirittura noi pensiamo che siano l'una in competizione con l'altra. E questa è una cosa che a me è sempre spaventato un po', ma credo un po' anche a te, perché ti ho sempre sentito dire che appunto le cose devono essere in connessione, devono essere fluide, devono parlarsi. Le storie sono storie, qualsiasi forma assumono. E forse invece di spaventarci ancora una volta dovremmo parlare di un sogno realizzato anche per quello che riguarda i libri, le storie e il modo in cui le assorbiamo. Guarda, allora, sì, sono vere due cose. Io sono imbarazzato perché mi capita sempre più di essere d'accordo con due cose contrastanti. C'è una famosa, non è famosa, storia di un rabbino, insomma me la ricordo bene, ma c'era il famoso rabbino che fa il rabbino nel senso del giudice della comunità, che uno dice una cosa, gli dà e gli dice lei ha ragione, poi l'altro gli dice un'altra cosa e dice lei ha ragione, allora uno pensa scusa, ma se pazza da ragione a tutti, lei ha ragione, cioè, pensa, un po' da ragione a tutti e tutti. Mi do un po' perché da un lato è così, tutte le storie sono storie, noi chiamiamo molti libri, ma non è che amiamo i libri, ce lo diciamo molte volte, ma sarebbe bene dirlo, cioè non è che ce lo amiamo i libri, non perché siamo, chiamo, io peraltro non è che ho proprio sto culto, io ho fatto per molti anni il bibliotecario, ma per fortuna prima ancora ho fatto il magazziniere, facendo il magazziniere, sai quanto pesano i libri, non c'è proprio il culto dei libri, perché le rese per esempio, ma le rese sono scatole che te mandi in una libreria e poi tornano tutto uguale. Se voi comprate libri, alleggerite il lavoro dei magazzinieri, almeno per questo, perché evitare un personale. E noi amiamo i libri perché i libri sono delle cose in cui dentro ci stanno le emozioni, le storie, la conoscenza. Se poi queste emozioni, queste storie, la conoscenza stanno altrove, che facciamo? Ci viene a dire no, dovete passare per i libri per avere emozioni, storie, conoscenza. E noi abbiamo questa impressione, viviamo questa esperienza. Noi, come diceva Loredana, siamo invasi da storie. Intanto perché tutto si è narrativizzato. Poi siamo da storytelling, no? È cominciato, secondo me, nei menù, quando i menù di pasta al pomodoro era lo spaghetto di l'articolo determinativo. Trasforma tutto in una storia. Lo spaghetto di Legnano col pomodoro di Marzano, erano diventati così menù, a parte che ci possiamo ridere, scherzare, però guarda, diventava narrativa la pasta al sugo, perché sì, come fa la narrazione, trasforma l'universale generale in particolare. Ma cosa fa la narrazione? Cioè degli scrittori, non lo so, no? Qui sono lettori. Il particolare che poi serve a capire il generale, però dalla pasta al sugo diventava lo spaghetto che si incontrava con un pomodoro che nasceva effettivamente all'inizio di qualunque storia, no, insomma, diciamo, non sempre solo spaghetti e pomodoro. E quindi da un lato siamo in base da storia, quindi noi chiamiamo nel libro quell'elemento di crescita personale, no? Di assumere dei sentimenti, conoscere altro, tutto quello che vuole, cosa c'è in un libro, diciamo. Però insomma, va bene, passa attraverso una serie televisiva, va bene, passa attraverso un menù, magari no, magari torniamo a scrivere pasta al sugo, è più semplice, però va bene. In realtà manca qualcosa, perché non è vero che tutte le forme di narrazione sono uguali, non è vero che tutte le forme di racconto sono uguali. Nel libro c'è un elemento di attenzione, di concentrazione, di immedesimazione, di immaginazione, che non c'è altrove. Cioè il libro, tutti questi elementi di narrazione, di conoscenza, te li propone in un modo che, per esempio, non funziona se non c'è la tua immaginazione. Cioè, se te non ti immagini quello che c'è lì,
tu quando vedi un film non devi, io quando leggo quando un film non è che devi tanto immaginare, semmai la cosa televisiva è più forte sull'immedesimazione, infatti piangi più che non leggendo un libro mediamente, no? Vedendo, perché insomma sei avvolto, travolto, coinvolto, ma non è che ti devi immaginare. Invece un libro non funziona, anzi il piacere è nell'immaginazione, è nella tua singolare immaginazione, però questo piacere può costare fatica. Io, quelli che dicono io non leggo perché mi stanca, non è che proprio gli dico sei un cretino perché hai visto 46 puntate di una casa di carta in una notte e dovresti essere distrutto, no, perché capisco che stanca meno, perché non devi fare niente. Sostanzialmente è bello, mica è brutto, anch'io a una certa ora accendo la televisione perché ti avvolge la televisione o quello, il televisore, perché diventa, è tornato ad essere il televisore, c'è una cosa che sta lì e dentro c'è di tutto, perché c'è narrazioni, partite, c'è tutto. Perché? Perché lì mi riposo effettivamente. Leggere vuol dire attivare la tua immaginazione, perché sennò non funziona il libro. E la tua immaginazione sei te, quella la che sei te. Quando tu leggi, farò un esempio che forse era quello per me, ad esempio, leggi Guerra e Pace di In amore di Natascia Rostova, se no non sai leggere, oppure non sei, non c'hai carne, non c'hai sangue, se non ti innamori di Natascia Rostova, Dio santo. E te la immagini come... Io mi ricordo la prima volta che la vidi, il film la faceva, devo dire, con rispetto alle signore presenti, per me la donna più bella del mondo, cioè Audrey Hepburn, mi diceva, no, la mia era meglio. Ma non so dire perché, ma la mia era meglio che la storia, cioè la mia immaginazione è irriducibile persino alla più avanzata produzione di immagine femminile che il nostro tempo abbia fatto, cioè Audrey Hepburn. È quella l'immaginazione, per cui ed è formativo questo, è formativo. Noi abbiamo un problema oggi di immaginazione, non sappiamo immaginare oltre l'orizzonte, perché l'orizzonte è diventato quella cosa, ma pure perché abbiamo patrofizzato queste per la via della crisi delle ideologie, della crisi delle utopie, ma pure della crisi della narrazione, abbiamo atrofizzato questa qualità, questa facoltà, questa virtù dell'immaginazione. Abbiamo anche un po' atrofizzato, e questa è più grave, più quella dell'immedesimazione, cioè dello stare nella vita degli altri, di vedere le cose, come dicono gli indiani, cammina tre mesi nei mocassini dell'altro, no? Perché quella l'abbiamo atrofizzata. Ed è quella, io penso che anche l'immaginazione, l'immedesimazione sia una grande virtù politica, però politica della polis, della società, quella in cui vedi le cose dal punto di vista, senti le cose dal punto di vista dell'altro. E quello, come lo fa un libro, non lo fa nient'altro, perché il libro, e lo sa, il bravo scrittore è quello che entra nella vita degli altri, tu con lui entri, non nella vita, ma nei pensieri, nei valori degli altri. Questa è una cosa che ci manca moltissimo ed è grave, perché è arrivato il momento, sarebbe arrivato un momento storico in cui immaginazione e immedesimazione sono necessarie come non sono mai state necessarie, perché noi abbiamo di fronte delle barriere, dei traumi, delle sfide per le quali dovremmo avere un'immaginazione enormemente superiore a quella del passato. Abbiamo di fronte dell'incontro con la diversità, con l'altritudine, come si dice, per la quale abbiamo bisogno di capacità di immedesimazione molto maggiore di quelle del passato, e ci mancano. Per questo penso che siamo arrivati a questo appuntamento della storia preparati, pure perché abbiamo letto poco e continuiamo a leggere poco, continuiamo tra le varie forme di formazione dell'opinione pubblica, del pensiero, delle idee, delle politiche, a considerare poco quell'elemento di densità e quindi di immaginazione e di desimazione c'è nei libri. Questa è la mia, nonostante appunto, anch'io sono contento che c'è tutta questa narrazione, che qualunque persona viva tante vite, come accadeva prima solo con i libri, adesso con mille altre cose, poi alla fine sono soprattutto le serie, non è che sia, però so che lì manca qualcosa, quel qualcosa sta in una cosa che per me è il libro, è la scrittura, è la lettura, adesso che non sia il libro in senso fisico non è importante, ma è quell'elemento di attenzione, di densità, di concentrazione di qualcosa nella vita, che per me è sempre stata una lettura, e io penso che nessuno mi convincerà che sta meglio in altre forme che non nella lettura. Allora, Carino Simbati ha messo le mani avanti, è una rivista senza snobismi. Snobismi, l'hai detto. No, sotto il vulcano in realtà, che qui sono le terre leopardiane, è chiaro che sotto il vulcano è una postura, cioè sotto il vulcano, un po' come la ginestra, non bisogna fare le lagne,
non bisogna fare le lagne, non bisogna inventare filosofie antropocentriche, e bisogna fare social catena, bisogna fratellarsi. Nel primo numero, che è molto bello, c'è una poesia di Mariangela Gualtieri, che ogni volta ci fa tanto di cuore. Lei dice: adesso avere cura di noi, adesso dire noi, un molto largo pronome in cui tenere insieme i vivi, tutti. L'intento di questa rivista è anche quello di fare comunità, perché anche questo è importante, ed è molto bello quello che tu dici, perché in realtà una rivista è la misura giusta per fare comunità, perché il giornale è a scadenza troppo breve, no? Nietzsche dice che il giornalista è lo schiavo cartaceo del giorno, cioè è una cosa troppo deperibile. Il libro ha bisogno di una distanza, e in questo momento invece noi abbiamo bisogno di una narrazione. Ecco perché una rivista trimestrale è la misura giusta per mettere insieme una comunità, che è la comunità di chi scrive, perché qui dietro, questa è una cosa che mi piace molto, ci sono tantissimi nomi, ma proprio tanti, che sono i nomi di tutti quelli che collaborano. Quindi innanzitutto la cosa bella è che qui c'è l'immagine, un'immagine d'impatto, e dietro c'è la comunità di chi l'ha scritta, perché è vero, è una comunità, e c'è la comunità di chi sta leggendo. La prima domanda, uno, tu hai già detto che saranno 10 numeri, per cui, cioè adesso voglio dire, se si crea una comunità, cioè bisogna anche avere una progettuale, un po' come l'amore, stiamo insieme, però dopo 9 settimane e mezzo, cioè c'è bisogno di comunque prospettare, perché la comunità si sta creando. Poi in realtà non è più come al tempo di Galileo, no? Nel dialogo dei massimi sistemi, vi prende in giro Simplicio che dice: ah, tu hai bisogno del mondo di carte, invece io guardo il grande libro della natura. Adesso è tutto il contrario, se guardiamo il grande libro della natura rimaniamo sconvolti, e allora abbiamo bisogno del mondo di carta. Quindi in realtà questa è una rivista che sta facendo comunità. Grazie per la domanda così imbarazzante, mi piace moltissimo, no? A me piace quando uno ti fa pensare, anzi mi dispiace a volte di dire delle cose, sta. Però io penso che a me la cosa più importante è pensare. L'unica cosa che possiamo fare, quindi se condividerò con voi pensieri, come dire, complessi o contraddittori che suscita questa... È bella osservazione di Lucia, che intanto sì, il titolo, tu hai detto sì, qualcosa di Loberniano, ecco, ammetto che quello è nato dopo, nel senso Sotto il vulcano nasce perché c'è sto titolo Feltrinelli e l'editore non può dire che non si... E poi mi piaceva perché mi sembrava una metafora così. Guarda, gli studenti hanno detto le parti. Bravissima, perché sono i tuoi studenti, vedete, o sono i studenti marchigiani, ossessione da Recanati, troppo, come dice il Messico, troppo vicini a Dio, troppo lontani a Dio e troppo vicini a Recanati. Perché il sottovulcano, perché mi sembrava che l'elemento che più immediato, perché prima ho detto sti traumi, vedo Loredana mi segue su sta cosa dei traumi per cui vi traumatizziamo, però la prima cosa immediata fosse una inedita condizione di incertezza e di vulnerabilità. No, non è che pensavamo di essere invulnerabili o dei Superman, però adesso io parlo per me, però insomma dico noi, ma insomma parlo per me. Pensavamo che la vulnerabilità fosse così radicale e di massa, e non pensavamo che l'incertezza fosse così enigmatica e profonda, l'incertezza, però non sapere cos'è il nemico, da dove viene un virus, da dove viene il cambiamento climatico, cioè sono tutte cose che... appunto, sì, c'è una parola che è poi banale, incertezza, ma proprio uno stato di incertezza, per cui l'immagine del vulcano mi sembrava bella, stiamo sotto un vulcano, ma non perché scoppierà di sicuro, non perché siamo angosciati, ma perché sappiamo che oggi questa cosa dell'incertezza non può essere più l'eccezione. Ecco, l'incertezza non è l'eccezione, noi dovremmo imparare a vivere nell'incertezza, ma è difficilissimo, anche perché siamo appunto una generazione cresciuta in una forma umana mai vista di sicurezza, anche se tutti sapevamo, ci sentivamo angosciati, avevamo ragione, però non c'è mai stata un'epoca così sicura. Oggi la vediamo, no? Perché noi vedete sempre, quando ci stavamo dentro, sembravamo, non so se lo sapete, non avete mai detto quel...
Apollo, quella cosa di David Foster Wallace, in cui ci sono due pesci che camminano nell'acqua, nuotano, parlottano, due pesci giovani, il pesce più anziano viene e fa: salve ragazzi, com'è l'acqua? Continua a nuotare, poi uno dei due dice all'altro: ma cos'è l'acqua? Noi eravamo una cosa così, nel nostro stato, non è che ci pensavamo di stare nella sicurezza, no? Pensavamo di stare nel casino della vita. Adesso vediamo che eravamo in una cosa di sicurezza e stabilità come l'umanità non ha mai avuto, e almeno nella vita di persone che forse alla mia età non tornerà mai. Ecco, dobbiamo accettare di vivere lì dentro, questo mi piace sotto il vulcano. Poi, proprio perché si crea qualcosa, adesso una piccola cosa sulla parola comunità, anzi contro la parola comunità, te la dico. Nelle presentazioni mi è capitato appunto, intanto lì probabilmente a me non sono parlato, che effettivamente era leopardiana, ma pure leopardiana un po' l'idea di che l'unica cosa che abbiamo è la confederazione degli umani quando sei di fronte a queste cose, che di fronte al virus, la guerra poi è un'altra cosa, ma di fronte al virus la cosa da fare era confederare gli umani, non quelli maschi e femmine, occidentali di destra, di sinistra, bisogna confederare gli umani, bisogna fare una barriera degli umani per fermare il virus, usando tutto quello che avevamo a disposizione, ascoltando tutti quelli che potevamo ascoltare, ma agendo a prescindere pure da tutte le opinioni che ascoltavamo, bisognava fare, abbiamo in parte fatto, a me mi sembra un'esperienza anche dei tratti incoraggianti quello che noi abbiamo fatto di fronte, che è un po' l'idea della catena della confederazione degli umani, e che adesso non so se si è capito, se l'ha scritto Salendo al Vesuvio, insomma, diciamo la ginestra, bisogna ricordare questo, quindi sotto il vulcano c'era questa cosa. Poi c'è pure qualcuno che mi ha detto una cosa più terra-terra, nel senso che la parola che c'è sotto il vulcano c'è la terra più fertile, ricordandomi in effetti i datterini del Vesuvio, che io le consumo, non credo vengano dal Vesuvio, sono delle truffe di un bottegai romani, però effettivamente quando c'è scritto datterino del Vesuvio mi sembra più saporito. All'esterno è uguale, quindi penso che sia il solito San Marzano, però lo stato che dice datterino, e quindi l'immagine, diciamo, sotto il vulcano raccoglie diciamo questa idea appunto di mettere insieme, di federare. Io devo dire, la parola comunità un pochino mi... E quindi dura, posso dire, però un inedito, non ci ho mai pensato, che dura 10 numeri per evitare che si crei una comunità. No, non lo dico una battuta, Perazzo Lucia che ha detto una cosa bellissima. No, nel senso che io penso che... Una rivista sismografica, quindi uno solo deve aspettare. Io penso, detta però qui è complicata, che noi non abbiamo bisogno di... Che noi abbiamo bisogno, noi siamo persone in movimento, io diffido, per me è una cosa che mi dà fastidio, sono le radici. Ma noi che magari siamo alti, io ho un'ammirazione per gli altri che cresce giorno per giorno, perché sento Stefano Mancuso, ho letto tra l'altro un libro bellissimo la scorsa settimana, che è il libro su Orwell di Rebecca Solnit, che ha una magnifica idea di come la natura, vabbè, non ve lo posso dire perché lei è troppo brava, ma sugli alberi e sui fiori di Orwell, le rose di Orwell sono le rose che coltivava e George Orwell, quindi ho il culto con gli alberi, ma noi non siamo alberi, noi ci muoviamo, le radici ci paralizzano, le radici ci fanno stare dove stavamo, non ci possiamo stare, noi ci dobbiamo muovere, è quello gli umani. Detto che ammiro le piante, forse scegliendo, vista come è andata, era meglio essere un albero, però io non sono un albero, sono un e non posso avere radici, se ho le radici non mi muovo, stavo ancora lì. Ci abbiamo bisogno di fonti, possiamo dire, luoghi dove ci incontriamo, luoghi dove ci troviamo, e se andiamo tutti insieme è bellissima questa idea di comunità, ma l'idea di comunità come qualcosa, anche perché l'idea di comunità è un'idea che esclude altre comunità, lo so che non è la tua intenzione, ma nella sua costituzione, diciamo, filosofico-politica, il tema della comunità è questo, quindi mi piace tantissimo avere delle persone, mi piace tantissimo condividere il più possibile questo tempo con voi, creare delle cose, però penso che quello che abbiamo bisogno oggi purtroppo è essere forti ciascuno, cioè io non so mai essere individualista, manco so bene cos'è un individuo, però oggi so che noi abbiamo bisogno di soggetti forti, dopo il primo numero, cominciamo a far vedere gli altri, l'ultimo si chiama selfismo, che ha fatto con Giacomo Papi, nasce un'idea di Giacomo Papi, secondo me coglie, perché alla fine questi numeri, ciascuno coglie un po' un elemento di contraddizione del nostro tempo, alla fine, diciamo un po' casualmente, io spero non casualmente, sono un po' tessere diverse della stessa, perché poi abbiamo cominciato con una cosa che si chiama Cronaca del Mondo Nuovo, che era un po' una registrazione dello stato in cui stavamo,
Il secondo numero che ha colato Melania Mazzucco si chiama Metamorfosi e partiva dal fatto che in molti campi della vita noi vedevamo forme di fluidità, in primo luogo perché quella più spettacolare, perché alimenta anche un'estetica, è quella sessuale, che è una cosa che c'è mai stata nella storia umana. Abbiamo fatto fatica ad accettare che i sessi fossero due, noi maschi, perché stavamo bene nella nostra egemonia, diciamo. Ora adesso, No, adesso stiamo malissimo. Almeno io, insomma. E invece prevalevano, invece c'erano delle forme di fluidità, ovviamente quella sessuale, solo una, quella specie, cioè forma di. Ed era bello fare un numero sulla metamorfosi, pensarci come fluidi, perché invece la principale richiesta che ci avevamo era di stabilità, di confini, di identità, sembrava prevalere. Poi se guardi la realtà, ma attenzione, non è che detta adesso la sessuale uscito, quelli di destra sono stabili e quelli di sinistra sono fluidi, è una cavolata, cioè, nel senso ciascuno di noi è attraversato da elementi di richiesta di stabilità e voglie di libertà che rompono qualunque confine l'umanità ha mai avuto, qualunque, stiamo oltrepassando tutti nel linguaggio, nelle pratiche, nei vestiti, nelle pratiche, nella musica, stiamo superando tutti i confini, nello stesso tempo siamo ossessionati, io lo capisco anche se non è i miei valori, da una ricerca di stabilità, di rassicurazione, ci abbiamo tutte e due queste cose, portiamocele dentro tutte e due, mettiamole tutte e due, non lasciamo una prevalga. Il numero Metamorfosi raccontava quante cose della nostra vita sono effettive, a partire dalla grande letteratura, era anche un omaggio, quindi ovviamente nasce dalla sua dalla passione di Melania per le Metamorfosi, quante cose della nostra vita sono invece fluide, rivelano una ricerca di libertà che quei confini che li scardina già perché qualcuno provi ad alzarli. E poi abbiamo fatto un numero tutto esaurito, non fuori, sono tutti i numeri sulle. Quello selfismo voleva, secondo me, una delle contraddizioni più interessanti del nostro tempo, che è il fatto che noi siamo la cosiddetta epoca del narcisismo, in cui l'io è il centro di tutto. Ma non c'è mai stato un io così debole. Interessante, no? Oltre che insomma faticoso, sconvolgente, pericoloso. Però è così, l'io non è mai stato così onnipresente, così invadente, ma non è mai stato così debole. Christopher Lasch aveva fatto una cosa che si chiamava l'io minimo, il libro sulla, quindi già intuiva qualcosa, ma era grande. Oggi questa è una cosa di massa, noi siamo tutti col culto, la legittima esibizione, legittima, la ritengo, perché a me il fatto che la gente esca fuori mi assuma delle forme di protagonismo mi sembra comunque positivo, a me sono nato quando ancora eravamo schiavi, sembra. Per cui insomma mi piace questa idea, però siamo deboli, siamo fratturati proprio nel momento, e queste sono le cose che vale la pena di pensare, poi magari trovi pure delle forme individuali o collettive o politiche di composizione di questa realtà, è così, questo mi piace, non capite perché è cervellotica, c'ho ragione, no? Perché è fatta proprio pensando alle cose come appaiono, ed è giusto guardarle come appaiono, ma anche come sono davvero, ma non nella loro descrizione, secondo me teorica o astratta, proprio nell'esperienza di ciascuno di noi, perché mi sembra che oggi questo accade, quando ci sono episodi storici come questi, come una pandemia, come una guerra, succede che veramente l'esistenza individuale e la dimensione collettiva si fondono. Sono quasi la stessa cosa, cioè le contraddizioni pubbliche sono in qualche modo le stesse che ognuno ha dentro di sé. Questo accade in questi, e non l'avevo mai provato, questo accade in questi grandi, in questi momenti storici che sono pericolosi, perché sono, come si dice, fusionali, si dice, no? Perché generano qualunque tipo di comunità, di associazione. Però perché? Perché te c'hai dentro la stessa ferita che c'è nel mondo, la ferita che c'è nel mondo è una proiezione, una moltiplicazione di quelle che ci stanno dentro noi, no? Guardate gli stati, no? Lo stato è un tipico fenomeno soggettivo, non ci sono mai stati così forti e così incapaci di affrontare, no? Tirano sui confini ma non sanno affrontare i problemi, no? Perché i problemi sono più grandi di uno stato, lo stato è come un soggetto, è come l'io, cioè ha delle pretese a cui non è assolutamente in grado di rispondere, no? Chiamiamo qui sul palco Giorgio Felicetti. Giorgio Felicetti, anche lui interpreta personaggi tellurici, anche lui si occupa di riparare i traumi con nuove idee e nuove narrazioni. Questa sera leggerà per noi
l'ultima intervista che Pasolini ha rilasciato a Furio Colombo, che in un certo senso è anche il suo testamento intellettuale e morale. Sabato 1 novembre 1975, pomeriggio ore 16. Pasolini, tu nei tuoi articoli, nei tuoi scritti, hai aperto una lotta da solo contro istituzioni, persone, poteri. Per rendere meno complicato il discorso, io dirò la situazione. Però la situazione, con tutti i mali che tu dici, contiene tutto ciò che ti consente di essere Pasolini. Editoria, cinema, organizzazione. Mettiamo che il tuo sia un pensiero magico. Fai un gesto e tutto ciò che detesti scompare. E tu? Tu non resteresti solo e senza mezzi? Sì, ho capito. Ma io non solo lo tento quel pensiero magico, ma ci credo. Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli intellettuali. I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no, mica i cortigiani o gli assistenti dei cardinali. Il rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo, totale, non su questo o quel punto. Assurdo, non di buon senso. Allora i discorsi sono tre. Qual è, come tu dici, la situazione? Perché si dovrebbe fermarla o distruggerla? E in che modo? Sai qual è la tragedia? Che non ci sono più esseri umani. Ci sono solo strane macchine che sbattono l'una contro l'altra e noi, gli intellettuali, prendiamo l'orario ferroviario dell'anno scorso e poi diciamo: ma strano, questi due treni non passano di lì. Come mai sono andati a fracassarsi in quel modo? O il macchinista è impazzito, oppure c'è un complotto. Ecco, soprattutto il complotto ci fa delirare, ci libera da tutto il peso di confrontarci con la nostra verità. Che bello, mentre siamo qui a parlare, qualcuno giù in cantina sta facendo i piani per farci fuori. È facile, è semplice, è la resistenza. E lo so che quando trasmettono in televisione Parigi brucia, tutti sono lì con le lacrime agli occhi, una voglia matta che la storia si ripeta, bella, pulita. Non scherziamo sul sangue, sul dolore che anche allora la gente ha pagato per scegliere. Quando stai con la faccia schiacciata contro quel minuto della storia, scegliere è una tragedia. Però ammettiamolo, era più semplice. Ma adesso no, adesso no. Pasolini, che cos'è il potere secondo te? Dove è? Dove sta? Il potere è un sistema di educazione che ci divide in soggiogati e in soggiogatori, ma attento, uno stesso sistema educativo che ci forma tutti, dalle cosiddette classi dirigenti giù, fino ai poveri. Ecco perché tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo. Se ho tra le mani un consiglio di amministrazione o una manovra di borsa, uso quella, altrimenti uso una spranga. E quando uso una spranga faccio la mia violenza per ottenere ciò che voglio, perché mi hanno detto che è una virtù volerlo. Io esercito il mio diritto virtù. Sono assassino e sono buono. Qui c'è la voglia di uccidere. E questa voglia ci lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro di un intero sistema sociale. Piacerebbe anche a me che tutto si risolvesse nell'isolare la pecora nera. Le vedo anch'io le pecore nere, ne vedo tante, le vedo tutte. Ecco il guaio. Con la vita che faccio io pago un prezzo.
è come uno che scende all'inferno, ma quando torno, se torno, ho visto altre cose, più cose. Non dico che dovete credermi, dico solo che dovete sempre cambiare discorso per non affrontare la verità. E qual è, Pasolini, la verità? Volevo dire evidenza. Dunque, prima tragedia, un'educazione comune, obbligatoria e sbagliata che ci spinge tutti dentro l'arena dell'avere tutto a tutti i costi. In questa arena siamo spinti come una strana e cupa armata in cui qualcuno ha i cannoni, qualcuno le spranghe. Allora una prima divisione classica è stare con i deboli. Ma io dico che in un certo senso tutti sono i deboli, perché tutti sono vittime. E tutti sono i colpevoli, perché tutti sono pronti al gioco del massacro, pur di avere. L'educazione ricevuta è stata avere, possedere, distruggere. Ma tu, Pasolini, tu vivi di libri, fai del cinema, hai bisogno non solo di grandi platee disponibili, infatti hai molto successo popolare, cioè sei avidamente consumato dal tuo pubblico, ma hai bisogno anche di una grande macchina tecnica, organizzativa, industriale che sta in mezzo. Se togli tutto questo, che cosa ti resta? A me resta tutto, cioè me stesso, essere vivo, essere al mondo, vedere, lavorare, capire. Ci sono 100 modi di raccontare le storie, di ascoltare le lingue, di riprodurre i dialetti, di fare il teatro dei burattini. Agli altri resta molto di più. Possono tenermi testa colti come me o ignoranti come me. Il mondo diventa grande, tutto diventa nostro, non dobbiamo usare né la borsa, né il consiglio di amministrazione, né la spranga per depredarci. Vedi, nel mondo che molti di noi sognavano, c'era il padrone turpe con il cilindro e i dollari che gli colavano dalle tasche e la vedova emaciata che chiedeva giustizia con i suoi parvoli. Il bel mondo di Brecht, insomma. Come dire che tu, Pasolini, hai nostalgia di quel mondo? No! Ho nostalgia della gente povera e vera che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone. Questa cupa ostinazione alla violenza totale, invece, non lascia più vedere di che segno sei. E tu, Pasolini, per questo vorresti tutti pastorelli senza scuola nell'obbligo, ignoranti e felici. Detta così sembra proprio una stupidaggine. Ma la cosiddetta scuola dell'obbligo fabbrica per forza gladiatori disperati. La massa si fa più grande, come la disperazione, come la rabbia. Si intende che rimpiango la rivoluzione pura e diretta della gente oppressa che ha il solo scopo di farsi libera e padrona di se stessa. Si intende che mi immagino possa ancora venire un momento così nella storia italiana e quella del mondo. Il meglio di quello che penso potrà anche ispirarmi una delle mie prossime poesie, ma non quello che so e quello che vedo. Voglio dire fuori dai denti, io scendo all'inferno e so cose che non disturbano la pace di tanti. Ma state attenti, l'inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e bandiere diverse, ma è anche vero che la sua voglia di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere è forte ed è generale. Non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, per così dire, toccato la vita violenta. Non vi illudete, e voi siete, con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo, basato sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere. Beati voi! Beati voi che siete tutti contenti quando potete mettere sul delitto la sua bella etichetta. Io ascolto i politici, tutti i politici, con le loro formulette, divento pazzo. Non sanno in che paese stanno vivendo, sono lontani come la luna e letterati. I sociologi, gli esperti di ogni genere, gli esperti.
Forse ho detto fin troppo. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona. Forse sono io che sbaglio, ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Pasolini, se tu vedi la vita così, come pensi di evitare il pericolo e il rischio? Pasolini, se tu vedi la vita così, come pensi di evitare il rischio? Pasolini, come pensi di evitare? Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà è avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, nella più strana indifferenza. Io muoio ed anche questo mi nuoce. La mattina dopo, domenica 2 novembre, il corpo massacrato di Pierpaolo Pasolini giaceva senza vita all'obitorio della Polizia di Stato. Ovviamente dopo una lettura di questo tipo, una lettura così bella e terribile, ci sarebbero miliardi di domande che si potrebbero fare. Provo a farne una. Ed è proprio quando Pasolini, in quell'ultima drammatica intervista, dove avverte che l'acqua sta salendo, tra l'altro, a un certo punto, e che nessuno scamperà, sta andando un po' con tutti, con la politica, con i letterati, con gli esperti. Come se già non avvertisse in fondo che il cosiddetto ruolo dell'intellettuale, di cui tanto si è parlato, di cui tanto probabilmente si continuerà a parlare, aveva delle incrinature. Però in realtà non era così. Non era così perché lui stesso poteva dire, pensare, fare cose, dire cose come questa, che rientrano esattamente nel compito di un intellettuale, quello di provare a rimettere a fuoco il mondo. E noi abbiamo scelto Pasolini pensandoti anche molto, Marino, perché le contraddizioni di Pasolini, di cui tanto si è parlato in questo anno del centenario, giustamente, sono anche quelle che ci dicono che forse noi continuiamo a pensare a una figura di intellettuale a tutto tondo, mentre non è mai stato così. Tu l'hai detto poco fa, noi non siamo stabili, non siamo fermi, non siamo monolitici, cambiamo, mutiamo. E allora, detta proprio in termini secchi, quanto è possibile oggi, secondo te, essere intellettuali come lo era Pasolini in quegli anni? In questo modo, sai bene che non ho fatto una domanda. Allora, io poche cose trovo imbarazzanti nella mia vita, come ogni volta leggo e ascolto a Pasolini. C'è una cosa abbastanza particolare, nel senso che l'ho sfiorato persino calcisticamente, per la verità, più che dagli altri punti di vista, letterari o altri, eppure trovo qualcosa di irriducibile, cioè di enigmatico, è come se ancora faccio fatica a capirlo. E questo però è bello, ecco, quindi sapendo che il tema era il colore rosso, il tema del coraggio, sta cosa un po' cabalistica che avete organizzato. Io penso che in molte cose della vita il coraggio sia insensato, sia persino pericoloso, no? Però nel pensiero il coraggio è tutto. Cioè noi dobbiamo avere una sfera dove dobbiamo esercitare il massimo di coraggio di fronte a noi stessi. Il coraggio di fronte a noi stessi vuol dire negare noi stessi. Questa è la cosa più coraggiosa che possiamo fare, appunto, per questo diffido della comunità. Perché la comunità è una forma di realizzazione e dal punto di vista del lavoro, dei sentimenti, della famiglia, di quello che volete, noi dobbiamo realizzarci. È così, dobbiamo avere pace, diciamo. Però c'è uno spazio, quello del pensiero, dove invece dobbiamo lasciare più largo possibile il campo della contraddizione, perché del pensiero vuol dire della contraddizione, altrimenti il campo è stretto, altrimenti c'è il nostro pensiero. Quindi accogliere sempre il pensiero differente. Certo, uno dice così,
poi una certa differenza non ce la fa a reggerla, no? Adesso che siamo appunto esposti al dibattito pubblico, ci capita di vedere opinioni che, con cui non vorremmo proprio condividere lo stesso pianeta, o stupidità, o superficialità, o ipocrisie, che sono sempre quelle degli altri, però è vero. Però dobbiamo farlo questo sforzo. Per me questo sforzo significa ascoltare Pasolini. Perché è molto imbarazzante per me ascoltare Pasolini. E ogni volta mi imbarazza pensando soprattutto al punto storico da cui Pasolini parlava. Pasolini parlava, io non lo so, nel momento più felice della nostra storia pubblica. Negli anni tra il 70, il 78, il 74, il 78 particolarmente, poi lui è morto nel 75, diciamo, dal 70, che erano gli anni più vivi, vivaci, pieni di futuro. Io non so se è perché c'avevo 20 anni io, molto probabile, però c'erano 20 anni un sacco di gente, intanto perché sono un boomer. E poi, ma non è così, io penso che fosse proprio un bel, poi vabbè, potrei mettermi in dire abbiamo fatto il divorzio, lo stato di lavoro, sarebbe l'elenco, no? Fino alla legge Basaglia, cioè, questo paese ha fatto la legge Basaglia, ma ci vedete questo paese ha fatto la legge Basaglia? No? Non pare, diciamo, siamo stati noi, no? Come quando di Dina Foto, cioè. Quindi Pasolini, è questa la contraddizione, parlava da lì dentro. Cioè nel momento in cui il progresso si manifestava nel modo più positivo che la figura del progresso si sia mai manifestata nella storia d'Italia, ma mi allargo, del pianeta, lui usava questa arma contundente contro, capito? Contro il no? Per me questo è il pensiero. Cioè il pensiero è una cosa che mette in discussione la mia idea che quella fosse l'epoca più felice della storia umana e che bisognasse stare dalla parte del progresso. Lui stava dalla parte del progresso. Se gli dicevi che non stava dalla parte del progresso, diceva no, ma Dio, questo è bello, guardiamo il dialogo tra un progressista e un non so che. Sembra uno dei dialoghi, lo guardiamo. Cioè, è un'operetta morale, non di dire, c'è il povero Colombo che fa il progressista e tutti noi, no? Colombo è tutti noi, era da dire ogni volta che parlava, quegli striscioni da stadio, no? Perché diceva proprio le cose che ti vengono in mente parlando con Pasolini. Poi è da dire, ma qui entriamo in un campo che è quella di Pasolini, una profezia su se stesso, e che leggerla la sera prima è sconvolgente, è una profezia sul suo destino, non è una profezia sul nostro destino. È una profezia sul suo destino che è una grande lezione, una grande immagine, un grande contributo, una grande contraddizione al nostro destino. Per esempio il nostro destino non è quello che Pasolini profetizzava. Noi non siamo diventati omologati. Anzi, però per entrare nel merito, non sono, conoscendoli bene, i proletari romani che si sono imborghesiti come temeva Pasolini. Come ha dimostrato il più grande, il più pasoliniano dei nostri scrittori, cioè Baltezzini, sono i borghesi che si sono proletarizzati, anzi sottoproletarizzati. È il linguaggio di regime, il linguaggio anche dal punto di vista linguistico, è il linguaggio di regime che è diventato coatto, come lo chiameremmo a Roma. Non sono i coatti che sono diventati governo, regime, status, moderazione, no? Vabbè, io questo potremmo discutere ora, ma insomma questa è la mia idea di quello che è accaduto in questi anni. Quindi proprio fattualmente uno potrebbe contestare molte cose, ma non è questo il problema. Ah, è il problema, cioè dobbiamo farlo. Io mi sento sempre ogni volta leggo Pasolini, me la prendo con l'attore che lo legge come fosse Pasolini, mi dispiace che capita, però è l'attore per quello. Nel senso d'altro perché è una cosa proprio, come vedete, con il mio corpo, questa cosa della contraddizione che Pasolini porta, però dice cos'è il coraggio del pensiero, il suo di coraggio naturalmente è quello che noto, è invece quello che temo è invece che proprio perché non c'è il pensiero unico ma una polarizzazione che non vuol dire solo due cose ma sostanzialmente forme in tutti i campi, no? Se stiamo, per esempio Loredania dice una cosa sulla lettura, la verità della lettura nel suo piccolo è la verità di questo paese, perché non è vero che sono aumentati i lettori, è successo che leggono di più quelli che leggevano. Cioè se vedete le ricerche durante la pandemia, c'è una cosa che sembra proprio talmente teoricamente nitida nella sua contraddittorietà ad essere disegnata. Noi avevamo questo famoso 41% di lettori, adesso poi i numeri, le statistiche di lettura sono un po' complicate, un po' perché non si sa mai se uno legge o non legge, te devi fidare, come si dice a Roma, e poi perché dipende se
includi i libri che uno legge, le ragioni professionali, le ragioni tecniche, le ragioni scolastiche. Allora, più o meno, se includi pure questi, i lettori sono il 60%. Se togli tutte le letture, diciamo, utilitarie, i lettori diventano il 40%, ma non il 41%. Al di là di queste cifre, quello che è accaduto in pandemia è più interessante, che noi abbiamo i famosi lettori forti e i non lettori, e in mezzo avevamo i lettori medi e deboli. Ora questi sono scesi in due. Ditemi se non è la mappa della polarizzazione, cioè del fenomeno sociale, economico, però politico e psicologico che noi viviamo. Cioè, quelli che leggevano un po', la metà ha smesso di leggere, riempiti dalle serie televisive scoperte proprio durante la pandemia. La pandemia, io fino al 2 marzo, perché mi conosci, fino al 2 marzo 2000 non ho mai visto la serie televisiva, per 6 mesi ne ho viste 30 al giorno, poi sono uscito e ne sono uscito fuori, si può uscire. Dopo le estate ho capito che c'era vita oltre, però sono stato dal 2 marzo al 3 marzo, al 4 marzo, tornavamo dal teatro, dovevamo fare 4 ore, a vedere solo serie televisive. Ho scoperto di avere gli abbonamenti che non sapevo di avere, qualcuno li ha fatti a mia insaputa, come quei ministri che cercavano di Netflix a mia insaputa. È vero, non è vero. Per cui, quindi la metà spessore è l'altra metà, liberata evidentemente da cose di tempo, perché poi alla fine la pandemia ha rappresentato pure una rivoluzione nell'organizzazione della vita, negli orari, ha letto di più, ma si sono polarizzati, e si sono polarizzati non solo appunto i lettori medi sono spariti, esistono solo lettori e non lettori, ma le donne che leggevano di più, si è allargata la differenza dal nord e sud, che era già altissima, cioè al sud hanno letto ancora meno, al nord hanno letto ancora di più, diciamo, perché in Italia poi le categorie sociali non funzionano, perché in Italia la verità è che gli operai leggono quasi come negli altri paesi d'Europa, chi non legge la classe dirigente. Questo è veramente molto interessante. Vabbè, facciamo i comunisti proprio adesso a questo. Però insomma, è l'ultima cosa al mondo che fa oggi. E nonostante il colore che mi avete attribuito, che poi anche quello è tendenzioso, diciamo, e quindi sì, perché dicevamo, c'è questa polarizzazione anche nel campo della lettura. La polarizzazione militarizza i nostri pensieri, no? È un po' difficile sfuggirla. Io sono molto schierato in tutte le questioni che ho detto, l'ecologia, la tecnologia, non so ancora bene se va chiuso Facebook o no, penso che va chiuso, t'avverto, quando va decido t'avverto. La pandemia, la guerra, io ho delle mie posizioni anche molto forti, in qualche modo le espresse anche pubblicamente, però penso che, pur pensando che sia necessario, perché poi è necessario affrontare i problemi, diciamo, per dirla, però è necessario sconfiggere il virus, è necessario difendere l'Ucraina, è necessario avviare la transizione tecnologica, ecologica, però dentro mi rifiuto di polarizzare il pensiero, capito? E lo so che è una tradizione, ma bisogna tenerla aperta, se no noi abbiamo politiche deboli e diventiamo scemi. Diventiamo scemi perché pure la migliore delle idee, questa è la mia concezione appunto pluralista, quando è fossilizzata, se diventa radice, diventa identità, diventa comunità, diventa scema. Cioè non capisci più, oppure se è peggio ancora cattiva, diventa prepotente, no? Quindi dobbiamo contemporaneamente, questo è difficile, prendere delle scelte, ma non perché governiamo, noi governiamo il nostro corpo, che però è il protagonista di tutte questi traumi, il nostro corpo, quindi abbiamo tra l'altro una responsabilità di governo pure quella che mai nell'umanità, mai forse abbiamo avuto. Cioè abbiamo da governare qualcosa, quindi dobbiamo fare delle scelte, però dobbiamo tenere aperto questo spazio, dobbiamo evitare che la migliore, questo è il tema tra l'altro del numero che ha curato Francesca, ma no, chi che è una che racconta i conflitti, e nei conflitti avete visto che è quanto si schiera, ci mette il corpo, la faccia, la sofferenza, no? Lei è proprio una specie di Madonna Pellegrina di non è ironia, di tutti i conflitti del mondo. Però lei, teniamo lo spazio nel quale invece il pensiero si compete con altri, si apre, anzi condivide con altri, si apre e li ascolta. Questa è la fatica che dobbiamo fare. E per questo abbiamo bisogno anche di pensieri, tornando, perché ogni volta c'è Pasolini che finiscono dei gorghi, per colpa sua, o dell'attore che lo dice. Cioè, noi abbiamo bisogno di pensieri così, che proprio per evitare che le necessarie scelte che a volte ci pongono di fronte a degli out tremendi, guarda che sono tremendi gli auto, ve ne dico uno. Lui è testimone, forse io la canzone, il disertore l'ho cantata tutta, dietro le quinte. Faccio fatica a condividerla intera per la prima volta nella mia vita. Che mi succede?
Così, perché la vita ti pone di fronte, quello è il coraggio, peraltro, di vedere la contraddizione che non è che c'è per gli altri, c'è per te. Cioè la guerra riguarda me. E certo io mi diserterei. Però so pure che se la mia patria vede la mia terra, il mio paese, la mia casa, non lo so che fare, non lo so perché faccio fatica a dire la mia casa, pensare che fare, perché non è che proprio ho una mia casa, faccio fatica a dire la mia terra, parole che non mi appartengono, quindi faccio fatica a dire, ma c'è qualcosa, la Costituzione, no? L'articolo 52 dice che te devi difendere, insieme al famoso articolo 11, l'articolo 52 dice che è sacro dovere di difendere la patria. Che fare? Non lo so se sarei un disertore. Eppure quella canzone mi piace moltissimo, mi rappresenta, non mi costituisce. Cioè io sono proprio fatto di pezzi di cose che ho letto, pezzi di cose che ho sentito, pezzi di cose che ho cantato, e se volete, mamma canto, la rifacciamo a memoria, le parole le ricordo. Però la vita ti mette di fronte a delle cose, e quello è anche il bello della vita, diciamo. Io non dico farne a meno, ma insomma, il bello della vita è che ti capiscono delle cose in cui quello che pensavi viene messo in discussione, viene sollecitato, viene tirato da una parte, non basta più, è ingiusto rispetto alle ragioni che per te erano la giustizia, no? Quello è il tema del pacifismo, che rischia di essere ingiusto proprio rispetto ai valori che il pacifismo proclama, che è la libertà, l'integrità della persona, il diritto di vivere in pace, il diritto di costruire le tue relazioni indipendentemente, in autonomia. Allora, noi possiamo o ignorare questa contraddizione, rimanere ognuno con le proprie idee, appunto accettare la polarizzazione alla quale siamo schierati e produrre delle fratture infinite e secondo me uscirne male anche come crescita personale, oppure trovare delle forme, e questo io penso nella sua umiltà sia il lavoro intellettuale, quindi anche quello della rivista, in cui condividi invece le cose le metti insieme, le contraddizioni le metti insieme, e per esempio ascolti Pasolini con tutto l'imbarazzo che è evidente, con questo emotivo che forse è evidente di prova. Sinibaldi è tellurico perché io per tutto il tempo non ho fatto altro che pensare che questa cosa della comunità fosse un po' vera, no? Come dice Irma, ci concentriamo troppo sulle radici e poco sulle fronde. Allora, il punto è che Pasolini imbarazza sempre, sciascia. Che fraternamente gli era vicino, non lo capiva, aveva poi un pudore che non so, lo faceva essere molto distante, un po' come mettersi addosso una maglietta bagnata. Però nell'affetto Moro comincia con la famosa frase bellissima: un giorno durante una passeggiata nella crepa di un muro ho visto una lucciola. Lì è una chiara citazione a Pasolini, fraterna in questo senso. Quindi c'è una maniera di essere fraterno anche senza fare comunità, senza uscire insieme al bar, senza fare parte della stessa cricca e dello stesso circo, che molto spesso è il problema anche di tanta intelligenza italiana. Però è chiaro che riferimento al famoso articolo delle lucciole, quello in cui Pasolini dice che sì, vabbè, l'inquinamento ha fatto fuori tutte le lucciole, ma quello che è successo dopo è un danno ancora maggiore del fascismo, vuol dire questa perdita di memoria, questa perdita di pietà, questa perdita di umanità, perché in realtà la morte di Moro, per Sciascia, ha ragione, non è morto lo statista, non è morto l'uomo, questa è una cosa bellissima che mi commuove sempre, è morta la creatura. E forse quando tu dici che c'è bisogno in questo momento che la cultura sia senza snobismi, non lo so, è che veramente c'è da pensare alle creature nel senso proprio pasoliniano, vale a dire tutte quelle persone inermi, nel senso che non hanno neanche strumenti, siamo noi, cioè siamo noi. Penso che questa sarebbe la cosa, l'ha scritto in un articolo molto bello Olga Tokarczuk, bellissimo, che è una polacca, narratrice, c'è pure umoristica, fa un sacco di cose, ha scritto un pensiero, una cosa molto bella sull'idea proprio del noi, no? Che non si conoscono, è la stessa cosa che dice il frammento di poesia di Mariangela Gualtieri che Lucia ha letto prima, c'è questo, questa è una delle possibili via d'uscita, diciamo, no, via d'uscita è una roba che mi piace, non c'è nessuna, soprattutto non c'è nessuna uscita, si continua ad andare e basta. Una via. Che appunto
un essere con un'idea o qualcosa che nasce dal fatto che la ferita, ce l'abbiamo detto, non sta negli altri, noi non dobbiamo assistere l'inerme, noi siamo l'inerme adesso, siamo spaventati. Io non lo so, guardate, vista la strana intimità che si è creata la storia, spero che magari sono solo io, sto diventando insomma inerme con gli anni, diciamo, no? Con gli anni si diventa un po' più inermi, non so se qualcuno lo sa che succede, è così. Però mi sembra che appunto c'è questo elemento nuovo che tutta l'umanità è ferita. Poi cioè, ci stanno i ricchi, ci stanno i padroni, ci stanno ancora, però creature, ci stanno gli armati, i disarmati. Sì, naturalmente cioè, dovremmo guardare la creatura che abbiamo dentro e la creatura che c'è dentro l'altro e salvare quella. E non voglio adesso farlo, veramente, mi sta diventando un po' idilliaco. No, perché questa è una cosa di lotta, non penso che sia una cosa di pacificazione semplice, no? È un elemento di una lotta, perché c'è un sacco di forze o di poteri o di cose oggettive. Potere è una parola chiave. Adesso stiamo organizzando un festival a Roma che si chiama Libri Come, che faccio insieme a due persone che stava a Radio 3, cioè Michele De Piero e Rosa Polacco, che ogni anno c'è una parola chiave, e non a caso abbiamo scelto la parola potere per l'edizione di marzo, anche pensando a un pezzo dell'intervista, che non è l'unico luogo in cui Pasolini parla di potere, è un tema che lo ossessionava, quello del potere a Pasolini. Oggi è molto difficile, vi dico anche che è dedicata alla parola potere, ma anche al verbo potere, che vuol dire fare, capito? Perché la cosa che è veramente in crisi è l'idea del potere, non è il potere, si capisce che sto dicendo? Giurate? Perché il potere ha delle capacità di metamorfosi, appunto, c'è sempre, e c'è sempre l'oppressione, non sarà la stessa distinzione che vedeva Pasolini, che vedeva una parte di umiltà, non vedeva altra, non so. Però c'è quello che è il nostro potere, cioè il contropotere del potere. Qui è più difficile, se capite pure questo, continuo, se capite pure questa continuo, ma è pericoloso. È questo che mi interessa oggi, perché noi siamo spossessati dell'idea che si possa fare qualcosa. Naturalmente questa è un'operazione anche politica, intellettuale, e poi è uno degli esiti possibili dei traumi, uno degli esiti possibili dei traumi, cioè traumi enormi come la pandemia, la guerra, che paiono spossessarci della nostra possibilità di agire, e che noi ci rassegniamo a non agire. L'altra possibilità è il contrario esatto, stanno tutte e due sul tavolo. Guardate che la pandemia è interessante, perché in pandemia ci è stato detto, non mi piace mai quando qualcuno ci dice, perché non c'è più nessuno, ci siamo detti che cambiava tutto se ci lavavamo le mani, adesso esagero, però un po' era così, cioè facendo quella cosa noiosa di mettere la mascherina che abbiamo fatto, pensavamo di salvare l'umanità, ma è vero. Perché lo stesso pensiero non lo applichiamo per esempio all'ecologia, e anzi ci sentiamo tutti credini se usiamo le bottigliette riciclate, no? Non credini, adesso esagero, no? Però ci sembra di fare qualcosa di irrilevante. Ecco, questo a me colpisce. Noi dentro durante la pandemia abbiamo misurato una potenza dell'individuo a cui è stata attribuita una responsabilità e un potere che non ho mai avuto, quella di fermare la pandemia. Se non esci di casa la fermi. Ed era vero, guardate, in patria adesso, no? Se ti vaccini la fermi, adesso non c'è qualcuno, tutte le volte che dico questo su Twitter mi dicono dai, vaccino, non ferma, no, no, non ci vado più, adesso esco anche da qui. Sia per il proprietario che per lì. Noi abbiamo misurato, cioè, la divaricazione, abbiamo misurato proprio il massimo della contraddizione, era l'impotenza, cioè essere vittime di qualcosa di invisibile, che viene da lontano, che non si può fermare, che ti ammazza, ti uccide, uccide persone care. E il massimo, noi possiamo fare una, che è una, in qualche modo questa cosa dobbiamo pensarla, okay? Dobbiamo appropriarci di questa esperienza che abbiamo fatto, che è la massima vulnerabilità e la massima potenza individuale. Abbiamo misurato insieme, io non so come finisce, ovviamente faccio il tifo per una delle due squadre, diciamo, in campo, però penso che sia una cosa molto faiosa, però è bella da vedere, interessante da pensare. Ti faccio l'ultima domanda davvero. Così tolgo l'idillio perché viene da un fumetto, come avevo promesso.
c'è un fumetto bellissimo che è Sandman di Neil Gaiman, che è anche una serie televisiva peraltro, e tra le tante storie c'è un duello fra Sandman, che è Morfeo, l'uomo dei sogni, e Lucifero, il re dei demoni, in cui è un duello in cui si immagina di essere qualche cosa che viene sconfitto dall'altro e si subiscono ferite. Per esempio Morfeo dice sono un serpente, e Lucifero dice sono un falco che ti porta via. Vanno avanti così finché Lucifero dice sono l'antivita, sono il nulla, sono quello che distrugge gli uomini e le idee, la natura, e non rimarrà più niente dopo di me. Morfeo cade a terra, ferito, sembra mortalmente, poi si rialza e fa I am hope, io sono speranza, e Lucifero dichiara persa la partita. Allora questa parola hope, speranza, che può essere pronunciata persino all'inferno, è quella che io sento pronunciare un po' meno, con fatica da ultimo. Come facciamo a ritrovarla secondo te? Domanda facile da scegliere. Che vuoi? Però allora, insomma, come dice Calvino, nell'inferno quello che non è inferno, nella disperazione gli elementi di speranza, nel negativo quello che c'è di futuro, e tutto quello che ha fatto un pensiero, che io ritengo ancora il mio pensiero, che è il pensiero progressista. Cioè in fondo il pensiero progressista è una sfida, una scommessa, sul fatto che quello che accade contenga i semi di qualcosa di migliore. Lì Pasolini mancava un po', no? Nel senso che rispetto alla tradizione dell'intellettuale, cioè di stare dentro il progresso o contro il progresso, cioè stare dentro le cose che accadono, starci e spingerle in una direzione, criticando quello, ma pensando che allora io penso che in quello che stiamo vivendo ci sia il seme di qualcosa. Non solo su cui possiamo sperare, la cui non realizzazione, perché il progresso non prevede la realizzazione, prevede il cammino, no? Come Machado, diciamo, così, prevede, la strada si fa camminando, però c'è questo. C'è per esempio appunto una sconfessione dell'idea che possiamo vivere come individui isolati. In fondo la grande contesa ideologica, se possa essere così, dell'ultima metà del secolo scorso, è che contasse solo l'individuo, la società non esiste, no? La frase famosa che poi coraggio, magari non vuole dire quello di Margaret Cohen, la cultura non si mangia. Ci sono delle frasi talmente stupide che hanno detto i nostri nemici che ce le portiamo nel cuore a memoria per tirarle fuori quando ci servono. Quella è talmente fessa che ha detto la società non c'è una cosa come la società, this is not in such a society. La società esiste, la famiglia. Sì, esiste la società. Magari l'ha detta, però no, l'ha detta, sì, lo so che l'ha detta, io non voglio inchiodare, ecco, un'altra cosa è inchiodare, questa è una cosa di Twitter, su Facebook, una cosa mi fa incazzare, che si inchioda uno una frase che ha detto, dice, lei non la dice più, è meglio che non la dica più. No, davvero, questa cosa della trasformazione è una delle, se c'è un vizio vero del pensiero attuale, che non prevede trasformazione, cioè nessuno cambia idea, è vero che nessuno cambia idea. Il primo spettacolo della pandemia per me vede tutti gli intellettuali che continuano a ripetere le stesse cose che dicevano prima, dicendo che la pandemia dimostrava che c'erano ragione, assistendo a un evento focale, almeno fa vedere che conta qualcosa, no? Invece io cominciavo, all'inizio della pandemia stavo leggendo un libro di Tony Judd, che iniziava con una citazione di Keynes, no? Sai quelle frasi? In una situazione che non conosco, evidentemente Keynes, come gli capitava, perché era come i veri, no, geni non esistono, ma i veri grandi pensatori capaci, che aveva cambiato idea su qualcosa, e uno gli aveva detto, ma scusi, lei non c'era questa cosa nella citazione, il contesto era evidentemente questa, e lui diceva questa famosa frase che io mi sono portato dentro tutto il tempo della pandemia, io quando i fatti cambiano, cambio opinione, lei no, diceva il tipo, frase delicatissima, perché non è che cambiò una bella cambi sempre opinione, no, frate, cambiò opinione. Invece durante la pandemia io vedevo tutti gli intellettuali scrivere, tutti dicendo questa cosa dimostra che o non c'è l'Europa o abbiamo bisogno dello spirito pubblico, c'è la regione. Quando Slavoj Žižek, cioè uno degli intellettuali che rispetto di più, dice questa pandemia dimostra che c'è bisogno di comunismo, mi dà di qualcosa, dice c'è bisogno di comunismo sempre, tutta la vita, pure prima, ma c'è dove essere la pandemia per dimostrare che c'è bisogno, guarda caso dimostra proprio la cosa che tu dicevi che c'era bisogno pure prima, sospetto di forme di pensiero così, quindi cambiare idea
è una cosa preziosa. Se non si cambia idea, non c'è dibattito, non c'è movimento, non c'è trasporto. Però noi siamo facciamo fatica a cambiare idea, diffidiamo di cambiare idea molto spesso giustamente. Abbiamo costruito dei modelli pure di espressione pubblica. In cui cambia idea, uno dei tre fuori in tweet del 96, non c'era Twitter, per fortuna, in cui dicevi un'altra cosa. E veramente è un problema, guardate, secondo me è veramente un problema del dibattito. Cosa accade? Di fronte a ogni evento che accade, noi diciamo la nostra un'ora dopo, non tutti naturalmente, ma molti, diciamo la nostra un'ora dopo e fermiamoci, costruiamo una trincea su quella posizione, un po' perché è inevitabile, perché l'ha detto, un po' perché ci abbiamo pure, se cambi idea, viene uno che ha fatto lo screenshot, poi tutti stanno a fare gli screenshot delle cose che dico io, ma che me frega, se non ti fanno lo screenshot, sai cos'è lo screenshot? Quella fotografia che si dice che tu avevi detto, guardate, questo mi fa arrabbiare, pure quando, no, arrabbiare no, quando vedo nei programmi televisivi, tra l'altro ci sono anche andato, che fanno vedere delle dichiarazioni anti-europee del presidente di un esponente politico, diciamo, una a caso, una esponente, che diceva la festa e corna dell'Europa, ora no, ora io non ho molta passione per quella, no, per una, no, per gli esponenti politici, sì, per una esponente politica, però il fatto che eventualmente avesse capito, capisco, è strumentale, ma non è che, capito, è bello che poi, guardate, io, per me il simbolo degli anni 70, del movimento delle trasformazioni c'è negli anni 70, era un mio compagno di classe del mio liceo, che era democristiano, che vuol dire che era proprio inconcepibile, un ragazzo della DC. Era bravissimo, simpatico, molto, anche molto seduto, era molto brillante, era fatto centrante la squadra, insomma, eravamo molto amici pure, era democristiano, cioè, ma non si poteva vedere uno della DC, a 16 anni della DC. Io lo incontro in una di quelle cose elettorali, non ricordo mai, perché l'episodio per me è fondamentale, le elezioni del 70-86, lo incontro sul, quindi ero uscito dal liceo, perché a me al 76 cioè, non andavo più al liceo, lo incontro sul teatro e fa, ma io ho votato PC pur io, a parte che io non avevo votato PC, credo, era troppo complicato spiegargli a lui che io votavo. Quello era tutto contento che aveva cambiato idea. E effettivamente quelle cose che accadevano in quegli anni, che erano quelli in cui Pasolini e si lamentava, erano queste che cambiavano idea. Adesso non voglio toccare l'elefante nella stanza per l'Ucraina, ma il Vietnam è un lungo racconto di una guerra in cui progressivamente, soprattutto l'opinione pubblica americana, ha cambiato idea, progressivamente, a forza di vedere stragi, a forza di vedere i propri figli che morivano, perché in democrazia se muoiono i due figli si vede, certo, se riesce a non far vedere che muoiono è diverso il percorso, ma insomma lasciamo stare le differenze, diciamo, superficiali, che tanto superficiali non sono. Cioè, la nostra vita si costruisce cambiando, adattandoci evolutivamente dal punto di vista fisico, mentale, psicologico, sessuale. Invece abbiamo paralizzato questa cosa, questa è la cosa che mi pesa, pur essendo uno di convinzioni forti, che ha cambiato un po', cioè, a me sembra che cambiato idea, ma insomma secondo me mi sono spostato di un millimetro, appunto, come dicevo nel libro, ma mi sembra già tanto avesse spostato un millimetro, però abbiamo paralizzato, e questo dipende anche molto dalle tecnologie, dalle forme in cui si esprime il nostro pensiero, in cui tutti ci schieriamo immediatamente. Prima, io non ho nostalgia, questo come dici, un po' pasoliniano, prima tu non ti lasciavi del tempo, lasciavi trascorrere, leggevi, non si vendono i libri sull'Ucraina. Ma è normale che non si vendano i libri sulla guerra ucraina, no, non è normale, ogni epoca quando c'è un evento uno si compra i libri. Su Vietnam ho letto dei diari di Bonzi, però io ho letto Bonzi, insomma, quelli che erano, manco so. Perché? Perché accade una cosa, tu leggi, oggi siamo in presenza del fatto che abbiamo paura di leggere qualcosa che ci cambi, capito? Ci mette in imbarazzo, per questo è importante sentire un pensiero per me contraddittorio come quello di Pasolini, perché combatto uno di quello secondo me inizia il nostro tempo, cioè una forma di debolezza, perché in realtà è una debolezza del pensiero che ha il terrore di essere contraddetto, di essere aggredito, ormai altra cosa della rete, appena uno dice un'altra cosa ti aggredisce. Questo lo dico la verità, perché mi incavolo sempre con lei quando succedono queste cose in rete. No, vabbè, quando in rete vediamo quelle cose, vabbè, uno le dice le cose.
Invece c'è tutta questa idea, qualcuno la chiama la suscettibilità, no? Che è vero, cioè siamo tutti, ed è un segno come l'io, di debolezza, no? Non di forza, non è perché siamo sicuri delle nostre ragioni che temiamo ogni volta la contestazione, però se non affrontiamo questo, il pensiero rimane debole, rachitico, non, ecco, per tornare all'elemento della speranza, se non lo la mia speranza è che a partire da noi che pensiamo, ragioniamo, scriviamo, scopriamo la necessità di questa dimensione diversa del pensiero, la famosa crisi dei social network che c'è, insomma, documentata, potrebbe forse liberarci, io non sono contro, penso che sia un elemento di progresso che ha dato la parola a tutti, però penso che come tutte le cose vanno superate, che il progresso sta proprio nel superare proprio anche quello che il progresso ha costruito, l'elemento di speranza è che di fronte a traumi così violenti e alla evidente incapacità, diciamo, delle forme di costruzione, del pensiero, di organizzazione che abbiamo, troviamo qualcosa, costruiamo qualcosa, ascoltiamo qualcosa. Per me comincia adesso veramente ad ascoltare le nostre riferite, prima che guardare quelle degli altri e, diciamo, giudicare quelle degli altri. Comincia veramente da pensare che quelle che ci portiamo dietro di fronte a traumi come la pandemia e la guerra, che so diverse, perché la pandemia a me mi ha lasciato sicuro delle mie idee, la guerra come sto dimostrando, no, sono, abbiamo quello il coraggio, dobbiamo, insomma, il coraggio di dirci la verità, ciascuno di noi la verità di quello che stiamo vivendo, e poi sperare che quella cosa che ha sempre salvato l'umanità, che è il dibattito pubblico, cioè la sfera pubblica, l'agorà, chiamatela come volete, non ha salvato, nel senso, l'ha portata avanti, da solo uno non va avanti, da solo uno costruisce delle condizioni, ma non va avanti. E quindi, accanto all'enorme problema di guardarci davvero dentro, c'è quello di capire come costruire nuove forme di azione collettiva, perché tutte le altre si sono consumate, e non è colpa di qualcuno, si sono consumate perché i tempi sono cambiati, quelle forme anche di associazione che avevamo, poi non tutte. L'ultima cosa è che c'è un pensiero pure questo contraddittorio, quindi come dice, come il Gonzoli finisce dicendo, vi lascio con un pensiero e se ne va, quando si aspetta un pensiero. La mia differenza è che vi lascio un pensiero e dico, io però lo dico, è una cosa. Però io la dico, ma è un enigma, però me lo porto dentro, che diceva un filosofo, si chiama Ripperson, e Ripperson diceva che 10 errori che facciamo, 9 derivano dal fatto che consideriamo ancora vere cose che non lo sono più, ma il 10º, a volte decisivo, deriva dal fatto che consideriamo non vera una cosa che lo è ancora. Ciao. Thank you.
sento voglia vivere, ma sento voglia spiegare di una piva. Ho la rima, sa onza mica chi sa chi, chi vuoi vedi chi dai chi. Accaiai amoni e vuoi ci sei, accaiai amoni e vuoi ci sei. Yeah.